L'uomo medio è un essere umano che fa le scelte in silenzio sul divano. Non si schiera, non prende posizione, ma in ogni cosa vuole sempre aver ragione. Ma in ogni cosa vuole sempre aver ragione, sempre, sempre. L'uomo medio non è una specie rara, e l'Italia è un po' con la sua casa. E soddisfatto attende la rivoluzione, ma la sua guerra è tra i computer le poltrone. Ma la sua guerra è tra i computer le poltrone. La piazza per me è troppo di sinistra, mentre al bar può anche essere fascista. Lui non vuole la carota nel bastone, sa dalla parte in cui è meglio aver ragione. E lui non vuole la carota nel bastone, sa dalla parte in cui è meglio aver ragione. Uomo medio, uomo medio, mi sa proprio che per te non c'è rimedio. Uomo medio, è di sicuro, e t'alzi solo quando l'acqua tocca. L'uomo medio, per non far fatica, s'astiene da qualunque opinione, poiché nessuno rappresenta il suo colore. Un giorno in preca e l'altro fa la comunione, un giorno bestemmia e l'altro fa la comunione. L'uomo medio, se sei a scuola, non lo trovi dentro i tuoi libri di storia. E lui quel giorno lì non c'era, ma di certo una preghiera ha dedicato a chi ha vinto quella sera. E lui quel giorno lì non c'era, ma di certo una preghiera ha dedicato a chi ha vinto quella sera. La piazza per lui è troppo di sinistra, ma con sua moglie può anche essere fascista. Lui non vuole la carota nel bastone, sta dalla parte in cui è meglio aver ragione. E lui non vuole la carota nel bastone, sta dalla parte in cui è meglio aver ragione. Uomo medio, uomo medio, mi sa proprio che per te non c'è rimedio. Uomo medio, è di sicuro, e t'alzi solo quando l'acqua tocca.